Ciao, ciao a tutti, bentornati sul mio Mamma, canale. oye Allora, papà, voglio ringraziare ciao tutti papà, quanti gli iscritti che si stanno zitto iscrivendo al papà, canale. Sì, zitto papà. Che puta, si stanno iscrivendo al canale e ringrazio tutte le persone che stanno puta, puta. seguendo il mio tutorial. A me mi riempie il cuore. Allora, oggi andremo a fare una piccola precisazione perché ho visto che Pronto. alcune persone non hanno il perno per realizzare questi orecchini qui e devo ringraziare un attimo che mi ero scritto il nome qui la signora Katia Kanji e ringrazio Francesca perché loro hanno avuto l'idea, eccoli qui, vi faccio vedere, di fare i mini heart senza perno. E ho visto che alcune persone hanno difficoltà nel realizzarli. Questi qui sono quelli che ha realizzato Francesca, molto molto belli. Quindi ringrazio loro due e noi li andiamo a fare di questo colore qui. Quindi io vi faccio vedere solo la prima parte iniziale senza dover fare l'incastonatura del perno per chi non lo ha. E quindi una, come si dice, una chicca in più e niente, i materiali sono gli stessi, quindi senza che io li rilengo un'altra volta nel tutorial e niente, spero come sempre che il tutorial sia chiaro nella spiegazione e niente, vi lascio al tutorial. Ciao. La prima cosa da fare è inserire tre biconi alternati da 1 11 0. Chiudiamo a cerchio e ripassiamo con il filo nella lavorazione. Esco con il filo da 1 11 0 e inserisco sul mio ago 2 rocaille 11 0, 2 super duo e 2 rocaille 11 0 e mi infilo nella 11 0 successiva. Fatto. E facciamo questo procedimento per tutto il giro. Il procedimento è lo stesso, solo che in questo caso io vado ad inserire 2 11 0 anziché una, perché in quello con il perno la seconda rocaille io me la prendo dalla incastonatura netted. Quindi facciamo questo passaggio per tutto il giro e ci vediamo dopo. Eccoci qui, quindi una volta inserita la sequenza, i passaggi sono uguali, quindi esco da una super duo, inserisco 3 rocaille 11 0 e mi vado ad inserire, un po' se metti a fuoco, nella seconda rocaille del gruppetto inserito precedentemente. Quindi in questo modo qui salto la rocaille, oh, scusate, salto la rocaille che fa parte dell'incastonatura e mi inserisco in questa qui in questo modo. E di nuovo inserisco le 3 rocaille e poi tra le due super due la 8-0. Quindi i passaggi sono uguali, cambiava solo la parte iniziale. Quindi l'altro passaggio che andremo a fare è uscire dalle prime due rocaille 11-0, inserisco il mio bicono e mi riporto nelle due rocaille 11-0 in questo modo. In questo modo e adesso con il filo ci andremo a portare alla fine delle 3 rocaille dopo la super duo. Eccoci qui, quindi mi porto ad uscire dalle 3 rocaille 11, inserisco una 8-0 e mi inserisco nelle 3 rocaille e tiro. Ricordatevi di ripassare nelle perline,
dare più stabilità e quindi l'orecchino è terminato. Ecco, l'unica cosa che l'orecchino risulterà piatto rispetto a questo qui che ovviamente alterno e quindi le super duo tendono ad andare all'indietro. Però noi possiamo comunque con le dita sistemare un pochino l'orecchino. Questo modo qui. Allora, eccoci qui con l'orecchino terminato. Io ho messo un anellino nella 8-0 e l'ho messo così. Voi potete anche metterlo qui di lato, come meglio preferito. Queste sono le versioni. Io spero che il tutorial sia stato chiaro. Almeno chi non ha le monachelle può realizzarlo anche senza. Quindi una particolarità in più che si è aggiunta. E niente, mi piacerebbe vedere le vostre versioni. Nell'info box ci sono i vari link per potermi mandare le vostre foto se vi fa piacere, così io le condivido nella mia pagina Facebook. E niente, io niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, ciao a tutti.